È partito oggi da Somma Lombardo per quella che definisce una passeggiata, ma saranno 500 chilometri in canoa, meta finale Piazza San Marco a Venezia. Protagonista Pietro Scidurlo, 34 anni, sin da piccolo costretto in carrozzina. L'idea di questo viaggio è nata 8-9 anni fa, quando ho conosciuto Giampiero e lui mi parlava un po' di quello che faceva lui, ho detto chissà che un giorno magari non possa farlo anch'io. C'erano parenti e amici con Don Franco e il sindaco di Somma Lombardo questa mattina sulle rive del Ticino alla partenza in canoa di Pietro, destinazione Venezia. 34 anni di Somma, Pietro non si è mai arreso alla perdita dell'uso delle gambe. Le barriere più grandi, dice, sono quelle imposte dalla nostra mente. Basta avere il coraggio di superarle per render poi testimonianza. La mission di questo viaggio è comunque l'altruismo, rendere, far conoscere ad altre persone, disabili e non, ma soprattutto magari ragazzi con difficoltà come me, che questa cosa la possiamo fare e messi nelle giuste condizioni non c'è nulla che non possiamo fare. E quindi è questo, cioè non è la performance quello che cerchiamo, ma quello che cerchiamo è appunto far conoscere le persone che le barriere più grandi sono quelle che ci creiamo noi qua dentro. Ed eccolo, dopo aver bissato nell'anno il cammino di Santiago de Compostela in end bike, Pietro alla sua terza impresa del 2013. Dal Ticino al Po alla laguna di Chioggia verso Piazza San Marco, 500 km in canoa in 10 giorni. Non chiamiamo le imprese, non siamo supereroi, siamo persone normali che fanno cose normali. Compagni d'avventura, gli amici Michael Bolognini e lo skipper professionista 62enne Giampiero. Un pochino di avventura se vuole c'è, però io la chiamerei una bella pagaiata. Ciao ragazzi!